Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Hollow Knight e oggi abbiamo un piano ben preciso in testa. Andare ad azzeccare la signorina uscita dal sarcofago con la Curia dei Sogni. Però prima di andarci passerò dal venditore di reliquie, che così ha raccatto un po' di soldi per Divina, visto che ha un sacco di reliquie da vendere. E andremo a potenziare la Curia, visto che abbiamo trovato tutti i pezzi che ci servono. Poi andremo dalla signorina placata d'oro, promesso. Questo è il piano di oggi, andiamo. Devo anche battere ancora i guardiani della maschera. Oh mio Dio, lo devo fare. Perché non l'ho fatto prima? Perché non c'avevo voglia, esattamente non c'ho voglia adesso. Perché miseria, che palle quella boss fight. È veramente, cioè, per il momento è la boss fight più brutta del gioco. Ma ogni gioco deve avere una boss fight che non ti piace. Cioè, poi magari a qualcuno piace, a me non piace. Ma è così, in ogni gioco c'è la boss fight che ti fa schifo. Magari è bella esteticamente, ma da fare non la vorresti fare mai. Cioè, in Bloodborne c'è Brietas, in Dark Souls 3 c'è il re senza nome e così via. I quattro re, il Dark Lurker, ce n'è sempre una che magari è fighissimo il PG che devi combattere, però ti fa schifo la boss fight perché fai fatica a farla. È così, ci deve essere. Almeno una ci deve essere, e qui per me sono questi. Cioè, Guardiani è la boss fight più tediosa che al momento ho trovato. Ora andiamo a vendere tutti sti idoli del cacchio, salve. Prima facciamo questo. C'è qualcosa di strano in questo esserino, qualcosa di vagamente familiare. Familiare, eh? Allora io ti darei prima questi, che tanto mi dici che fanno schifo e ce ne hai mille, ma non mi interessa. Tanto mi dai i soldi. Oh, Paul. È davvero incredibile quanti ne hai raccolti. Devi avere percorso il reame in lungo e in largo per trovarne così tanti. Sì, ormai ti sei rotto le balle anche di prenderli. Ne terrò giusto uno perché mi piace averne almeno uno in inventario, così, giusto per averlo. Però ditemi se dandoglieli tutti cambia qualcosa, se no me lo tengo. Oh, Paul. Sei un collezionista di talento, tu. Il migliore che abbia mai conosciuto. Se continui così, temo che non ci sarà più spazio in negozio. Idolo del re. Questo credo sia la prima volta che glielo do. Ah no, un altro, l'ho già dato. Hai visitato le vestigie del suo palazzo? È proprio sotto questa città, sulle fondamenta del reame. In passato deve essere stata una vista magnifica. Ora non resta più niente. Però è strano, non c'è alcun segno di conflitto nell'area. È come se fosse tutto svanito nel nulla. Velmi Ardred. Interessevole. Spesso mi sono chiesto quale fosse il vero volto del re. Le descrizioni parlano di una figura imponente e luminosa. Luminosa? Con una corona fieramente ornata di corna. Io credo che la sua immagine sia stata fortemente abbellita. Un sovrano che vuole essere venerato tende a nascondere i suoi difetti. Non può apparire come un insetto qualunque. Beh, certo. Velmi Ardred. Un sovrano luminoso. Caccheo. Con tutti quelli che mi hai portato, gli altri cercatori di reliquie penseranno che il re è diventato mio chiodo fisso. Ma chi prendo in giro? Saranno solo gelosi della mia collezione. Trovane altri. Ah, questi ti interessano, è maledetto tu. Caccheo. Un nuovo arcano, eh? Questo sì che è un oggetto antico. Queste reliquie sono la perla della mia professione. Recuperare il sapere nascosto all'interno è un lavoro molto difficile e minuzioso. Ma si può trarre una grande conoscenza. Questa civiltà crede di essere la prima, ma in realtà c'era qualcos'altro prima di Nidosacro. Ogni uovo getta un barlume di luce su quell'epoca dimenticata. Velmi Ardred. E me ne terrò uno per tipo, come ho detto. Se devo darglieli tutti per qualche motivo particolare, fatemelo sapere ragazzi, vi prego. Che così torno e glieli getto tutti in faccia, proprio con cattiveria. Va bene, intanto me ne vado. Ho raccattato un fracco di soldi, quindi credo che Divina sarà molto contenta di vederci la prossima volta che passiamo in superficie. Adesso andiamo a potenziare la Curia, giusto. Quindi un po' di questi soldi già se ne andranno. E poi andiamo sotto alle idrovie. Senti, ho sentito già ting, ting, ting. Sei tornato. Vedo che possiedi il minerale terreo. È un metallo raro, di qualità superiore. Dammi quel minerale e un po' di geo per il mio lavoro e io riforgerò il tuo aculeo per renderlo più potente. Fallo, amico. Wow. Fallo, amico mio. Che dolore. Giuncia. Come desideri, mi metto subito all'opera.
Garadel Akari. È fatta, ho riforgiato la tua arma completamente. Quindi era l'ultima volta che mi freghi i soldi? Il tuo aculeo ora è molto più forte di un tempo. È al massimo della sua potenza. È al massimo della sua possanza, vedi? Fatta! Solo nella tua arma ho trovato un simile potenziale. Posso finalmente ammirare la magnificenza di un aculeo puro. Se penso che questo momento è giunto così presto. Io devo uscire a prendere una boccata d'aria. Dove va? Dove è scappato, scusa? Oh, ho sbagliato! Ok, ma non è venuto male, ho detto se mi teletrasporto ai chilometri mi picchio da sola. Meno male che si può interrompere, guarda. Dove cacchio è andato, scusa? Adesso si getta. Ho portato a termine il lavoro della mia vita. Cos'altro mi resta? No, dai, non ti gettare. Allora, io l'ho detto così, ma non ti gettare davvero, per favore. Con la forgiatura di un aculeo puro, l'opera più importante di tutta una vita è giunta al termine. Il solo desiderio che mi rimane è vedere e sentire l'aculeo mentre colpisce il bersaglio. Ti supplico, colpiscimi. Nell'ultimo istante della mia vita voglio poter assaporare il punto, la punta squisita di questa. Ma siamo scemi? Ma perché? Ma scusa? Dopo tutto questo tempo, tutto questo lavoro, credo di essermelo meritato. No, ma perché? Ma che cacchio vuol dire? Ma dai, ma perché lo devo uccidere? Ma scusa, ma mi correggo, ma questo gioco è anche peggio di Dark Souls. Non solo fa morire gli NPC, te li fa uccidere da te, ma... è volato pure nell'acqua, quindi non c'è nemmeno qualcosa da colpire. Scusi, stavo guardando questa via che non mi ricordavo di aver aperto. Wow, wow, che fico! L'arma definitiva di Nido Sacro, forgiata alla perfezione. Questo antico aculeo rivela la sua vera forma. Ma è bellissimo. Però vorrei capire perché ho dovuto uccidere. Cioè, non ha senso questa linea di trama. Cioè, mi forgia la culo e come ricompensa gli spacco la faccia. Tra l'altro, mi ha fregato tutti i soldi. Perché ha voluto i miei soldi se poi voleva morire? Scusami. Beh, 4.000 monete si è fregato questo qui per andare poi a morire. Ma che cacchio di questa è questa qui? Allora, ma che questo no? Sono arrabbiatissima. È una quest orribile. No, ragazzi, questa è la prima volta che Hollow Knight mi delude. Cioè, questa quest è vera. Non trovo veramente senso. Forse non dovevo ucciderlo, però me l'ha chiesto lui, cioè... No, non ha senso. Cioè, se quella di Tiso era triste perché comunque non ha fatto nulla ed è morto nell'arena, questa è proprio inutile. Cioè, è stupida. È una cosa stupida da farmi fare. Va bene, quindi io... colpisco? Cioè, mi avete detto di venire qui? Colpisco. Addirittura cutscene? Wow. Blasfemia! Oltraggiosa blasfemia! Tu, essere strisciante ripugna... Come? Scusi? Tu, il più piccolo tra i piccoli. Sì, sono piccolo, ma... è stata cattiveria, allora. Con quale diritto osi giungere qui? In questa casa degli dei? Sparisci e vattene, vattene! Mi hanno detto di venire, cosa non sapevo, ma che ne so io? Mi hanno detto vai là e colpisci, e io questo ho fatto! Mi avete fatto prendere una barca di insulti, ragazzi, sentitevi in colpa, ma io non lo so, ma siete dei disgraziati, siete... Ovviamente la prima cosa che faccio è citare fortissimo, ecco, vedi? Casa degli dei. Perfetto. Vabbè, io vado qua, sono qua. C'è una sedia, mi seguo. C'è della gente imbalsamata, la sbalsamo. Non lo so. Cercare potere. Potere, cercare. Sintonizza.
Radio Maria. No, scusate. Questi non hanno niente da dire. Dopo la mia battuta su Radio Maria hanno detto: vabbè, senti, questo è un cretino, gli parlo, va bene. Avete ragione anche voi. Ma perché tutto qui puzza di grossa boss fight? Allora, io la sedia l'ho trovata, giusto? Quindi siamo tranquilli. Questa già ce l'abbiamo. C'è una mappa? No, ovviamente no. Cornifer non è che è venuto fino a qua, porello lui. Andiamo a vedere cosa c'è sotto. Altra gente. Salve, salve. Che avete tutte queste teste molto importanti? Cercare potere. Cercare potere. Se cado qui cado e muoio per sempre. Piano. Sì, probabilmente. Anzi, probabilmente se cado qui esco da tutto sto ben di Dio, letteralmente. Qua c'è l'uscita, uscita. Ok, l'uscita quella giusta, non quella finta, ma va bene. L'uscita finta probabilmente è cadere nel vuoto qua sotto. Mi vieni buttato fuori fortissimo. Io ho paura di colpire queste. Cosa sta succedendo qua? Sfida. Le apro tutte. Com'è? Questa no? Fermi tutti, ma dipende dal numero di... che sono spariti. Ah no, ah, sì. Quando ho sbloccato il secondo? Scusatemi. Brava Messi, presti sempre attenzione a tutti i particolari intorno a te. Bravissima. Allora, qua è chiuso. Qua si sale. Lì c'è una cosa inquietante. Vado, tocco, faccio, colpisco. Niente. Picchio, niente. Boh, c'è una cosa qui. Ok. Temo che... sto per fare una cavolata, vero? Sì. Ah no, ma c'è dell'acqua qua! Ok. Ma è acqua che mi riempie tipo terme? Sì, ok. Salve. La nostra mente è un mare. Siamo finiti in Bloodborne? L'avevo già sentita questa cosa del mare, eh? E qui c'è da stare attenti, beh, perché un attimo... signorina, stia attenta, perché il mare nasconde bruttezze, glielo dico io, La nostra mente è un mare. Vabbè, la loro mente è un mare. La gente che mi guarda brutto, li vedo, mi stanno guardando, mi stanno giudicando, lo so. C'è una porta. C'è un'altra porta. Ci vuole una chiave. Non ce l'ho la chiave. Però entro nella porta, vediamo. Prima esploriamo un po' tutto, ragazzi. Prima di andarci a buttare in sfide, esploriamo un po' tutto. Sala degli dei. Queste sono le boss fight che ho fatto, ma me ne mancano così tante? E pensare che sono giusto 30-40 episodi che dico mi sento vicino alla fine. Sì, proprio Messi, sì, proprio vicino alla fine. Guarda roba ti manca, porca miseria. Va bene, sì, no, ma siamo vicini alla fine. Wow! Quello lì l'ho già battuto 3 volte, tra l'altro. Hornet, che bellina. Ok. Quelle ho una voglia pazza di ribatterle. Mamma mia, se ho voglia di ribatterle. È stato lo scontro, al momento, uno degli scontri più belli che abbia mai fatto. Ah, questo mi manca. Mi aggiro sulla cima di una torre abbandonata. Ti dicono dove trovarli. Perfetto. Perfetto, fanno quello che non fate voi. Maledetto, non fate bene, non fatemi spoiler. Bravi, fate bene, andate avanti così. Siete stati bravissimi, nessuno mi ha fatto troppi spoiler. Dormo nelle profondità sottomesse dell'archivio. Ma ci sono probabilmente anche le cose, le, come che si chiamano, le maschere che io sto evitando con arte. Ci sono anche tu, sei un maledetto pezzo di non ti dico cosa. Pure tu. Scusate, ma i ricordi mi portano ad essere una persona poco carina. Queste porte sono chiuse. Attendo l'ascensione della della lanterna. La lanterna. Dove devo immolarmi io, suppongo. Questo dio vuoto è al vertice di un Pantheon. Un Pantheon? Che cacchio è il Pantheon? No. Ti attendo al vertice di un Pantheon.
Qui tanto c'è un insetto purello sospeso nel nulla. Affino la mia arte al vertice. Che cacchio è sto Pantheon? No? Ah, ma questi sono gli spiriti che ho battuto. Questo è lo spirito di Karazim. Cioè, non si chiamava Karazim, ma mi ricordava il tizio di Diablo. Questa qui è Gorb, quella che continua a ripetere il suo nome senza senso. Il tizio delle falci, di cui non mi ricordo assolutamente il nome. Giaccio sognante ai confini del mondo. Sognante? Quindi questi non sono spiriti. Qualche episodio fa era partita questa cosa del... siamo tutti rinchiusi in un sogno. Questi non sono spiriti, sono sognatori pure loro. Ah, interessante. E questo grossissimo chi è, scusa? Tormenti, difendiamo la cima della torre. La torre. Ehi, il lanciatore di popò! Ecco, quello devo tornare a batterlo in sogno, maledizione a lui. Questo chi è? Non me lo ricordo. C'è una seggiola. Una seggiola. Va bene, vanno sfidati tutti, suppongo, vero? Va bene, va bene, va bene. Dopo Hul antico ci saranno tutti quelli del Pantheon, che non ho trovato quest'area che si chiama Pantheon, ma va bene. Della storia base me ne mancano 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'è qualcuno che non ho battuto dopo il Signore delle Mantidi? Che cacchio era? Va bene. Cose, non possiedo la mappa. Voglio la mappa di... signorina, mi vende la mappa di quest'area. Scusi. Niente. Allora io procederei con ordine, ragazzi, io non ne ho idea, farei queste cose prima, no, io non lo so, veramente, vi giuro, io non lo so, genuinamente non lo so, sta luce divina, voi con la luce, voi puzzate di luce, ma tantissimo proprio, mamma mia se voi puzzate di luce, guarda tutto giallo, tutto, però sono sogni, non è, magari non c'entra con la nostra luce, che ne so. Il video di oggi termina qui, non vi farò vedere troppe cose perché non voglio farvi spoiler per chi non sapesse cosa c'è dietro la porta numero 1 che apriremo appunto nel prossimo video e non so se riuscirò mai a completare queste porte perché ci vuole un'abilità incredibile per farle, io non so se ce l'ho, vedremo. Come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like ed iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti,